Dovrà rispondere il dispaccio di sostanze stupefacenti un 25enne andriese già noto alle forze dell'ordine arrestato dai carabinieri. I militari si sono appostati nei pressi di un incrocio dove da diverso tempo era stata segnalata un'attività di spaccio di un giovane che stazionava nella zona. I militari hanno notato che il 25enne raccoglieva una stecca nascosta sotto un'autovettura parcheggiata, dopo che lo stesso era stato avvicinato da conducenti di altre autovetture giunte in zona con l'obiettivo di acquistare sostanze stupefacenti. Dopo aver notato alcuni passaggi di dosi, i i carabinieri sono usciti allo scoperto e hanno bloccato il 25enne mentre era in procinto di effettuare un nuovo prelievo dell'auto. Questa volta però i carabinieri si sono avvicinati all'auto del giovane e in sua presenza hanno perquisito il veicolo ed hanno scoperto su uno dei braccetti di sospensione sette stecche di hashish. Il 25enne è stato arrestato e posto ai domiciliari. Anche ad Altamura i carabinieri hanno arrestato un 44enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo straordinario finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti allo spaccio, con l'ausilio di cani antidroga dei carabinieri di Modugno, hanno perquisito diverse abitazioni di Altamurani sospettati di detenere droga. E proprio nell'abitazione di un 44enne già noto per precedenti specifici sono stati trovati 90 grammi di eroina e 30 di marijuana, un bilancino di precisione, 650 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività di spaccio e 10 cartucce calibro 765 illegalmente detenute. Al termine della perquisizione l'uomo è stato arrestato in flagranza per illecita detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio e trasferito nel carcere di Bari a disposizione della procura.